Grazie dell'invito, grazie anche alla presenza di due nutrizionisti eccezionali come il professor Chiselli e la dottoressa Rossi. Questo ringrazio anche a nome dell'organizzazione la vostra presenza che mobilita questo convegno. Andiamo alla prossima per cortesia. Il latte è l'alimentazione, il latte è un alimento fondamentale, importantissimo nella alimentazione umana. Adesso cerchiamo di capire il perché delle cose, perché oggi abbiamo parlato di latte in tutte quante le sue forme, però non abbiamo detto, che non è, tocca a me dirlo, come si inserisce il latte nell'alimentazione umana. Ecco, allora guardiamo che cos'è l'alimentazione umana, che cos'è un bilancio energetico, che provoca da entrate e uscite. Le entrate sono gli alimenti che portano energia, queste sono calorie. Le uscite sono il metabolismo basale, il potere termogenico degli alimenti, le spese varie, ci sono maggiori esigenze durante l'accrescimento, l'allattamento e la gravidanza. Andiamo alla prossima, se mi può seguire così per cortesia. Ecco, gli alimenti apportano nutrienti, che sono sostanze specifiche che hanno dei compiti nell'organismo e contribuiscono al mantenimento della salute. E questi sono i glucidi, detti anche carboidrati, zuccheri, magri, come volete, i lipidi o grassi e le proteine. In più abbiamo vitamine, sali, minerali ed acqua. Queste sono le sostanze che gli alimenti apportano al nostro organismo. E ognuno apporta delle calorie, per ogni grammo 3,75 per i glucidi, 9 per i lipidi e 4 per le proteine. Vitamine, sali, minerali sono indispensabili, ma non apportano calorie. Ecco, quale deve essere il rapporto tra i vari nutrienti energetici? Questo è in base agli ultimi LARM, cioè è lo stato dell'arte. I LARM sono i livelli di assunzione di riferimento dei nutrienti per la popolazione italiana. Allora, delle calorie introdotte, tra il 45 e il 60% devono essere carboidrati, di questi 15 zuccheri semplici, gli altri compresi. Tra il 20 e il 35% delle calorie devono essere apportate dai grassi e dalle proteine il 12-18%, delle quali il 50% almeno di proteine di origine animale e il resto di proteine di origine vegetale, in più vitamine e sali minerali. Qual è la differenza tra proteine di origine vegetale e proteine di origine animale? Per la sintesi proteica sono necessari tutti gli amminoacidi. Bene, le proteine di origine animale hanno tutti gli amminoacidi, le proteine di origine vegetale sono carenti, cioè mancano di alcuni amminoacidi, per cui non è possibile una sintesi proteica completa. Eccolo, questo visto schematicamente, andiamo ancora oltre per cortesia. Ecco, noi, l'Istituto Nazionale di Nutrizione, che poi ha cambiato nome più di una volta, molti anni fa, abbiamo diviso gli alimenti in vari gruppi, cinque gruppi, raccomandando alla popolazione italiana di prendere alimenti di tutti i gruppi durante la giornata o almeno per alcuni alimenti durante la settimana. E abbiamo diviso il gruppo 1, carne, pesce, uova, legumi secchi, e il gruppo 2, latte, yogurt, latticini e formaggi, i quali apportano calcio, proteine di ottima qualità biologica, rimetto a quello che vi dicevo dopo per l'importanza della sintesi proteica, e vitamine, tra cui B2, ed A ed anche D. Andiamo alla prossima. Per cercare di essere più chiari con la popolazione, abbiamo fatto anche una piramide. Questa fa proprio dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, è lo stato dell'arte. E in questa piramide abbiamo detto che il consumo giornaliero è di 2-3 pressioni di latte e derivati. Brevemente ha ridotto il contenuto di gas, infatti noi parliamo, abbiamo il latte parzialmente scremato, totalmente scremato, non siamo più
per o intero o parzialmente scremato. Andiamo oltre. Allora, il latte lo sappiamo, abbiamo detto, possiamo andare oltre, e così avanti, è il prodotto che si ottiene esclusivamente da mungitore. E fornisce le proteine nobili, cioè quelle proteine che hanno tutti gli amminoacidi essenziali e non essenziali, che permettono la sintesi proteica, questo significa anche l'accrescimento, la formazione, la sintesi degli ormoni, degli enzimi, questo è fondamentale. Le hanno tutti, mentre le vegetali, come vi ho detto, hanno la carenza di alcuni amminoacidi. Essenziale che significa? Amminoacido essenziale è quello che l'organismo non riesce a fabbricare, lo deve importare da fuori. Invece gli altri amminoacidi possono essere fabbricati dall'organismo o dagli altri amminoacidi. Andiamo. Lipidi sono importanti, i grassi sono, se ne possono mangiare di meno anche nelle diete ipocaloriche, ma non se ne può far mai di meno, sono essenziali e importantissimi. Nel latte sono prevalentemente rappresentati dai trigliceridi, che sono dei grassi con delle caratteristiche particolari e da una piccola quantità di colesterolo. Per questo anche chi ha un'ipercolesterolemia può, io direi deve, consumare una certa quantità di latte. E logicamente va tra l'intero, il parzialmente scremato, totalmente scremato, e questo è il nutrizionista che deve dare i consigli affinché la dieta sia il più equilibrata possibile. Poi abbiamo i glucidi, lo zucchero del latte e il lattosio, che è formato da glucosio e da galattosio. Il galattosio è importante, questo non dice nessuno, è importante per la formazione del cervello, per questo lo sviluppo, ma anche il mantenimento, è fondamentale e importante. Delle volte si ha una carenza, questo ne ha parlato prima la dottoressa Strumento, mi pare, no? Si ha una carenza della lattasi, cioè di quell'enzima che scende lo zucchero in lattosio, il glucosio e il galattosio. Però ci sono dei latti che non hanno il lattosio, per cui non c'è nessun problema e si può usufruire di tutti gli altri fondamentali nutrienti che il latte apporta. Andiamo. Calcio è indispensabile in tutte le età, ma particolarmente nell'accrescimento. Una volta si diceva che ogni gravidanza si perde un dente, anche se perde il calcio, oggi abbiamo il fenomeno dell'osteoporosi, aggravata anche dallo scarso movimento che noi abbiamo. Per cui è fondamentale apportare una certa quantità di calcio, che andiamo alla prossima, secondo il ARN, e non solo è per la formazione dell'osso, ma anche per l'attività muscolare. L'attività muscolare è anche quella del cuore. Non abbiamo il calcio, abbiamo anche una pessima funzione della circolazione, cioè del cuore, e poi è importante per la coagulazione. Andiamo avanti. Poi abbiamo la vitamina A, la vitamina D e la vitamina del gruppo B. In più abbiamo potassio, sodio e fosforo, per cui è un alimento ricco, ma veramente ricco di importanti nutrienti, insostituibili nutrienti. L'unica cosa che gli manca è il ferro, cioè carente, cioè 0,1, cioè niente. Non c'è nessuno alimento che è completo. Se voi pensate che l'uovo, da quale nasce la vita, è privo di carboidrati, cioè di glucidi. Il latte manca il ferro, tanto è vero che dopo il sesto mese di vita è consigliabile aggiungere nell'alimentazione del bambino degli alimenti col ferro, perché dopo il sesto mese la riserva che il bimbo aveva nel fegato viene consumato. Noi consigliamo che dopo il sesto mese si aggiungano degli alimenti che contengono anche il ferro per evitare delle anemie, delle carenze di vitamina.
andiamo avanti, ecco, e questa è la composizione del latte. Abbiamo 3 e 3 di proteine, 3 e 5, 3 e 6, per totalmente integrato. Che cos'è importante? Che tutti e tre i tipi di latte hanno praticamente la stessa quantità di proteine nobili, cioè quelle che hanno tutti gli amminoacidi che permettono la sintesi proteica. I lipidi logicamente vanno a diminuire, e questo è importante per determinate diete ipocaloriche o per ipercolesterolemie, mentre i zuccheri rimangono invariati ma diminuisce l'energia, per cui adatte per le diete ipocaloriche. Questo anche nelle diete ipocaloriche non va assolutamente abolito il latte. Andiamo avanti sulla prossima. Questa ecco, è la composizione in altri nutrienti, cioè sodio, potassio, calcio, folto, tiamina, una vitamina, riboflavina, una vitamina, poi abbiamo la vitamina A, C, E e il ferro che vi ho detto che è carente, come vedete è 0 e 0,1. Questo per dirvi che è una bevanda come il latte, un alimento come il latte, è difficile trovare. Io veramente, guardate, come nutrizionista, come medico pratico, in questi anni ho sofferto per la campagna contro, diciamo, contro il latte a favore di altre bevande che non possono per legge chiamarsi latte, mi sbaglio, no? Non vorrei sbagliare. Questo io imposterei anche il discorso su questo. Ognuno può bere quello che vuole, ma non può bere un alimento che si chiama latte, ma che latte non è. A meno che sappia che non è latte, poi ognuno fa le sue scelte. Andiamo avanti. Dunque, i livelli di assunzione. Noi per ogni nutriente diciamo qual è la quantità ottimale da consumare. Questo è Dailarna, quello che vi ho citato prima, i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti per la popolazione italiana, che è del 2014, cioè recentissima. Ecco, sono nell'infanzia 800, 1000 mg, nell'adolescenza un po' di più, nella maturità 1000 e poi nella terza e quarta età un po' di più. Logicamente in gravidanza e in allattamento c'è bisogno di una maggiore quantità di calcio. Nella gravidanza per le formazioni delle ossa del bambino, del feto. Nell'allattamento perché molto calcio deve passare nel sangue perché passi poi nel bimbo. Andiamo avanti. Dunque, guarda, il bisogno c'è un livello di calcio è di 500 mg. È fornito 500 grammi di latte che fornisce 600 mg di calcio, cioè già ci avviciniamo a quello che è l'optimum di introduzione. Poi tenete conto che il calcio non è che è presente solo nel latte, è presente nel latte, nel formaggio e in moltissimi altri alimenti. Andiamo a nome la quantità del calcio del formaggio. In caso di sovrappeso, obesità e di lipidemia, noi utilizziamo il latte parzialmente scremato e abbiamo anche i formaggi light, cioè la maggior quantità di calcio. Per cui non rinunciamo a questo nutriente veramente importante e fondamentale. La colazione. Guarda che l'abitudine di fare colazione. E io dico sempre ai genitori di farlo con i figli è fondamentale. Cominciare la giornata con il latte e del pane, ricordate che c'è anche il pane tra gli alimenti, che oggi siamo dimenticati, fette biscottate, torte, crackers, c'è di tutto, ma c'è il pane, che è uno degli alimenti sani ai quali dovremmo tornare. Andiamo avanti. Poi c'è lo yogurt, che va benissimo in sostituzione del latte, ma che può essere il gelato. Quando c'è il gelato con latte è un apporto piacevole che si può fare, che aumenta la quantità di proteine di origine animale, cioè complete, e anche di altri nutrienti importanti. Questo non solo il latte, ma anche i derivati del latte. A cena si può preparare una serie di
di piatti costosissimi utilizzando il latte. Questo che sto dicendo, alcune metodiche che possono essere utilizzate per aumentare l'introito di un alimento, di un cibo veramente importante per la nostra nutrizione. Andiamo attività sportiva. Guarda che un bicchiere di latte dopo l'attività sportiva veramente ricrea l'ottimo del nostro organismo. Andiamo. Io ritengo che un alimento è prezioso ed è insostituibile durante tutte le fasi della vita, sia dell'uomo sia della donna, in gravidanza, dei bambini, dei soggetti in accrescimento. Apporta proteine nobili, l'ho detto prima che cosa sono, e il calcio. Anche in caso di dislipidemia, cioè alterazione della carenza ematica, può essere preso nello stesso nell'obesità, utilizzando o quello parzialmente o il totalmente scremato, tenendo presente che io clinicamente preferisco quello parzialmente scremato. Andiamo, ecco, questi siamo noi. C'è un gruppo che studiamo. C'è un minuto ancora? No, non dovrebbe avercelo. Quindi se ci prende 10 secondi è meglio. Una cosa personale, guardate. Uno dei primi lavori che io ho fatto, io sono nato nell'Istituto Nazionale della Nutrizione, poi cambiato veramente no. Uno dei primi lavori che ho fatto è stato proprio sulla differenza nella nutrizione tra latte sterilizzato e latte pastorizzato, che c'era una vecchia diatriba, poi brillantemente superata, che è stata portata poi al primo congresso di tecnologia a Londra. Questo ricordo per cui è uno dei primi lavori che io ho fatto come ricercatore, l'ho fatto sul latte, per questo il ritorno a questo stesso argomento mi fa particolarmente piacere. Grazie.